Io cercherò di essere veloce, ma non sarò veloce quanto il Presidente, un quarto d'ora ve lo rubo, dopodiché cederò la parola al collega Cirillo anche per dare spazio alla discussione. In qualche modo il mio vuole essere, diciamo, un intervento di apertura e anche un po' riepilogativo di quello che in qualche modo è stato fatto senza andare troppo dietro col tempo, ma intanto ricordando a tutti che come istituto siamo integrati in un sistema a rete che conta oggi la presenza di 21 agenzie regionali e province autonome oltre al nostro istituto, un sistema che come tutti voi ben sapete coniuga la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali, come diceva anche il Presidente, con le politiche nazionali di protezione dell'ambiente. E fin dall'istituzione, io avevo, come sapete, ho fatto anche un'esperienza come commissario rifiuti di questa regione, ma questa esigenza di creare degli spazi di confronto tecnico-scientifico e anche di discussione tra l'allora Agenzia Centrale e le agenzie regionali, oggi ISPRA, è stata sempre presente proprio per cercare di promuovere uno sviluppo il più possibile coordinato di prodotti e di politiche ambientali nel nostro Paese. Ora, come diceva il Presidente, queste esigenze sono rappresentate nel provvedimento normativo attualmente all'approvazione del Senato, il 1458, che prevede appunto l'istituzione del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali e la disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Adesso andare avanti. Ok, andiamo avanti. Perfetto. Questa esigenza di coordinamento ha trovato, direi da sempre, una attuazione nell'ambito delle leggi istitutive dell'APAT prima e dell'ISPRA poi, attraverso l'istituzione e poi lo svolgimento di sedute del Consiglio federale. Come sapete, è presieduto dal Presidente dell'ISPRA, è composto dal Direttore generale pro tempore dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, Consiglio federale che ha funzioni consultive in materia di rapporti col Ministero degli Ambienti e tutti gli altri attori politico-istituzionali, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse, alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività sul territorio, ai compiti di coordinamento da parte dell'Istituto. In maniera esemplificativa questa slide vuole richiamare appunto l'articolazione del Consiglio federale che appunto, come vi dicevo, è composto da 22 soggetti, i 21 legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione, provinciali per la protezione ambientale, da me in qualità di direttore generale ed è presieduto dal Presidente. Diciamo che da 5-6 anni abbiamo provato adesso io ho parlato con i colleghi, adesso ci sono state anche occasioni in cui ho rivisto anche alcuni dei miei predecessori e quindi abbiamo un po' fatto, come dire, una chiacchiera e un passaggio anche a ritroso sul Consiglio federale. Io racconto la mia esperienza senza intenti auto, come dire, elogiativi, cioè quando io nel 2009, qualcuno di voi lo ricorda anche visivamente, partecipai per la prima volta a una seduta di Consiglio federale, dopo 7 ore di discussione, secondo me completamente fuori dal mondo, in cui si parlava di massimi sistemi, uscì dalla stanza, allora eravamo a Curtatone, dalla sala riunioni, e dissi: se va avanti così o chiudiamo il Consiglio federale o cambiamo completamente l'impostazione, perché almeno per come l'avevo vista io, era un luogo di discussione più o meno amena tra 20, 21, 15 a seconda soggetti che per 6-7 ore discutevano di vari temi, le politiche ambientali in Italia, i livelli di inquinamento. E allora, d'intesa con molti di voi, qualcuno, non è il caso oggi di ricordare ancora i colleghi che ci hanno lasciato per motivi di collocamento a riposo, insomma, guardiamo anche oltre, però con i colleghi e con gli allora direttori delle agenzie regionali immaginammo un altro tipo di ragionamento e di sistema, un sistema nel quale il Consiglio federale dovesse essere un organo effettivamente dove si prendevano effettivamente decisioni di carattere tecnico-scientifico sulla base di una programmazione che veniva all'inizio del triennio, il triennio perché noi come Presidenza e Direzione Generale per strumenti normativi attualmente vigenti abbiamo un mandato triennale, mentre invece i direttori delle agenzie mi pare lo abbiano di 4 anni, ma comunque un programma triennale di attività che veniva deciso
dai direttori generali nell'ambito del Consiglio federale all'inizio delle attività, sviluppato attraverso degli organismi che poi abbiamo individuato nel Comitato Tecnico Permanente, nei gruppi di lavoro, poi adesso ve ne parlerò in maniera più diffusa, avessero questi gruppi di lavoro oggetti e termini ben precisi, portassero alla produzione di documenti tecnico-scientifici che venivano poi di volta in volta approvati dal Consiglio federale, che in questo modo anche verificava la coerenza tra ciò che era stato programmato all'inizio del triennio e ciò che veniva poi di volta in volta approvato. E devo dire che questo è stato un metodo che tutto sommato nella prima attuazione ha funzionato. L'abbiamo messo in campo nella riunione del 5 ottobre 2009 a Torino, dove è stato appunto approvata l'istituzione di una sede tecnica dedicata, il cosiddetto Comitato Tecnico Permanente, il CTP, a cui sono affidate funzioni di istruttore sul piano tecnico operativo per la programmazione, l'attuazione e il controllo delle attività di sistema. Il CTP è un organo collegiale composto di direttori tecnico-scientifici delle agenzie e dai nostri colleghi di ISPRA che hanno funzioni di coordinamento tecnico-scientifico. Fu creato anche per esaltare la responsabilità e l'apporto dei colleghi che avevano competenze e responsabilità tecnico-scientifiche all'interno di tutto il sistema, lasciando poi, ripeto, alle direzioni generali il compito di una supervisione complessiva, e il CTP può al suo interno individuare ulteriori articolazioni su base funzionale e tematica. Quindi siamo arrivati a uno schema che questa slide vi rappresenta in maniera sintetica. Il Consiglio federale, come dicevo, individua la programmazione, definisce la programmazione delle attività, affida di fatto al Comitato Tecnico Permanente, che è l'organo tecnico scientifico, l'attuazione di questo programma triennale delle attività. Il CTP è composto di direttori tecnico scientifici delle ARPA e delle ARPA, e poi c'è un tavolo tecnico ISPRA, di cui parleremo dopo, che è costituito ai sensi dell'ordine di servizio 195 del 10 febbraio. Il Comitato Tecnico Permanente, quindi, sulla base della direttiva e della programmazione che viene formulata dal Consiglio federale, sviluppa compiti e linee di attività. Intanto propone il programma triennale e i relativi piani operativi annuali. Propone anche la composizione dei gruppi di lavoro per la predisposizione dei prodotti. Situazione che avevamo trovato e che abbiamo tutti insieme cercato di in qualche modo ricalibrare, rimodulare e sanare era l'istituzione di gruppi di lavoro in un numero esorbitante, alcuni dei quali come risalivano ai tempi neanche dell'APAT, ma addirittura dell'ANPE, non erano mai stati chiusi. Allora, un compito che ci siamo dati è stato quello di verificare lo stato dell'arte dei gruppi di lavoro esistenti alla data del 2010, quindi col primo programma triennale. Laddove fossero stati ravvisati argomenti ancora di attualità, portarli avanti e chiuderli in una tempistica che ci siamo prefissati, laddove invece queste attività non avevano più ragion d'essere o senso perché magari rientravano in situazioni che erano state in qualche modo individuate 10-15 anni prima e evidentemente non più attuali, sono stati definitivamente chiusi. E comunque, dal 2010, anche con questo nuovo programma triennale, la filosofia del gruppo di lavoro è una filosofia strettamente legata all'oggetto del gruppo di lavoro e un termine per poter sviluppare le attività. Gruppi di lavoro, diciamo, di permanente c'è il comitato tecnico. Gruppi di lavoro che nascono, si costituiscono e non portano mai a nessun risultato, non ce ne sono e non ce ne saranno più. Se entro un anno l'obiettivo, un anno e mezzo l'obiettivo non è stato raggiunto, il gruppo di lavoro viene di fatto chiuso. Salvo che non ci siano ragioni per cui i responsabili ce ne chiedano la proroga, ma anche qui per un tempo limitato e con un obiettivo specifico. Il CTP esprime inoltre l'esigenza di costituzione di reti di referenti, le cosiddette RR, e le relative modalità di funzionamento. Ha il compito di verificare dal punto di vista tecnico-scientifico lo stato di avanzamento delle attività, decide circa la soluzione di eventuali criticità che dovessero intervenirne nell'attuazione, e valida poi i risultati che sono conseguiti, assicurandone la presentazione per i lavori poi prodotti e portati all'approvazione del Consiglio federale. Come vi dicevo, questa metodologia di lavoro è stata iniziata nel 2010, ha prodotto un primo programma triennale che ha avuto validità dal 2010 al 2013, e adesso siamo nel secondo programma triennale che ha la validità per il triennio 2014-2016. Nei 4 anni in cui abbiamo sviluppato il primo programma triennale, si è protratto per le vicende interne di ISPRA. Sapete che la nomina del Presidente ha portato qualche mese in più rispetto al previsto, quindi di fatto è stato un programma triennale che è durato quasi 4 anni.
sono stati attivati circa 60 gruppi di lavoro e 15 reti di referenti che hanno coinvolto 750 colleghi di ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale. I risultati, i prodotti di sistema, come li chiamiamo, sono consultabili su un link, adesso non ve lo ripeto, ma lo leggete e comunque credo sia abbastanza noto, da cui è possibile scaricare 42 documenti. Nella riunione del Consiglio federale del 30 giugno dell'anno scorso, il programma triennale ha trovato compimento attraverso l'approvazione di ciò che era stato fatto appunto nel triennio precedente ed è stato avviato il nuovo programma triennale che, come vi dicevo, coprirà il triennio dal 2014 al 2016, io penso anche inizio del 2017. Andando più nel concreto, questo nuovo programma triennale di attività che intendiamo sviluppare appunto nel triennio che vi dicevo, si basa innanzitutto su due fattori. Uno è stata un'analisi critica delle esperienze acquisite nell'attuazione del precedente piano triennale. In particolare due sono state le criticità che abbiamo intravisto, ovviamente macro criticità. Una prima criticità è legata, non è una novità se vogliamo, al coinvolgimento, al rapporto, diciamo, ma al rapporto in termini di scambio di prodotti e anche di validazione di utilizzo di questi prodotti da parte del Ministero dell'Ambiente. Ci rendiamo conto che nonostante magari noi mandiamo poi questi prodotti tecnico-scientifici, il Ministero, come dire, li acquisisce, li recepisce, ma poi fatica in qualche modo a farne delle proprie linee operative di indirizzo. E dall'altro è una criticità interna al sistema nazionale, il Presidente in qualche modo l'ha già evidenziata, ed era la scarsa diffusione tra gli operatori del sistema di prodotti che sono stati predisposti e poi approvati dal Consiglio federale. Noi come Consiglio federale ci siamo di recente, un annetto fa, dati una norma per cui una volta che il prodotto viene approvato dal Consiglio federale esiste una sorta di meccanismo automatico interno di recepimento all'interno delle agenzie, perché era un'altra di quelle cose strane che non funzionava, cioè il prodotto veniva approvato in sede di Consiglio federale, ma poi abbiamo verificato un paio di casi in cui quel prodotto non era condiviso magari dai rappresentanti di un paio di agenzie e nelle due agenzie che non lo condividevano di fatto questo prodotto non esisteva. Ora, come direttori ci siamo riuniti e abbiamo preso una decisione che rispetto a prodotti tecnico-scientifici che vengono valutati dal CTP, portati all'approvazione del Consiglio federale e approvati ancorché in maggioranza, questa approvazione renda di fatto automatico un meccanismo che abbiamo studiato e che è quello di recepimento poi all'interno delle singole, perlomeno all'interno delle singole agenzie regionali, perché questo ci sembrava, o almeno a me era sembrata veramente un'incoerenza di sistema enorme, cioè non potevamo pretendere o lamentarci che il Ministero a livello nazionale non recepisse i nostri prodotti quando anche le agenzie che magari non condividevano quel prodotto tecnico-scientifico per ragioni ovviamente sempre di carattere tecnico-scientifiche legittime, ma che la maggioranza aveva valutato, dei tecnici aveva valutato diversamente, non, neanche loro le mettevano poi, di fatto le attuavano. È stata data anche, questo non lo trovate nelle slide, aggiungo io, priorità rispetto al completamento delle attività che erano state iniziate nel triennio, scusate, precedente, che necessitavano di implementazione, ovvero di ulteriori piccoli passi per completamento di alcune attività tecnico-scientifiche. E questa analisi e questo nuovo programma di attività, di fatto, anche in qualche modo in relazione con le modifiche normative che nel frattempo sono intervenute o che noi ci auguriamo a breve termine potranno intervenire, ha condotto intanto a definire le linee di indirizzo per la nuova programmazione discussa nell'ambito del Consiglio federale già nella seconda metà del 2013, con la proposta di riorganizzare le aree tematiche di intervento del sistema di cui poi vi dirò. Individuazione degli obiettivi, dei temi e dei relativi prodotti da sviluppare appunto per il triennio di riferimento, aggiustare le linee di governo e le modalità di lavoro per la realizzazione di questi prodotti, definire dei prodotti ritenuti prioritari per il sistema e la cui realizzazione deve essere avviata già dalla scorsa annualità e possibilmente portata a compimento in quest'anno 2015. Quindi il programma triennale che oggi portiamo, diciamo, avanti, viene articolato sostanzialmente in tre macro aree definite in base alla tipologia e alla finalità attesa dei prodotti elaborati. Una prima macro area che abbiamo definito come macro area A, regolamentazione e uniformazione, comprende le attività orientate alla regolamentazione e all'uniformazione delle modalità operative del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Una macro area B,
definita reporting riguarda la realizzazione del coordinamento dei prodotti sistematicamente impiegati per la diffusione delle informazioni ambientali. Una macroarea C, sviluppo, consolidamento del sistema e innovazione, comprende le azioni di sistema che possono migliorare la qualità dei servizi erogati dal Servizio Nazionale per la Protezione Ambientale. Ognuna di queste macroaree viene poi articolata in aree tematiche. Sostanzialmente sono 8, qui ne vedete 6, di una ve ne parlerò poi a parte. La macroarea A comprende tre aree tematiche: formazione del dato, l'area tematica 1, l'area tematica 2 monitoraggi, l'area tematica 3 controlli, scusate, l'area tematica 4 valutazioni. La macroarea B comprende le aree tematiche 5 e 6, 5 strumenti di reporting e 6 produzione di report. La macroarea C comprende le aree tematiche 7, attività integrate di tipo tecnico, e 8, attività integrate di tipo strategico, ma di questa vi ho detto ve ne parlo a parte perché è un'area di attività direttamente riferibile al Consiglio federale. Le 8 aree tematiche a loro volta si articolano in gruppi di lavoro, GDL e, come vi dicevo, rete di referenti, cosiddetti RR. I gruppi di lavoro, rete di referenti, sono composti da partecipanti indicati sia dalle agenzie ambientali che dalla nostra struttura organizzativa e hanno il compito di elaborare i prodotti del Servizio Nazionale. Queste sono le 8 aree, così come vi ho prima elencato, ma diciamo riassunte sinteticamente, ve le ripeto: formazione del dato, monitoraggi, controlli, valutazioni. L'area 5 strumenti di reporting, l'area 6 produzione di report, l'area 7 attività integrate di tipo tecnico, l'area 8 attività integrate di tipo strategico. Come vi dicevo, di queste 8 aree, 7, cioè dalla 1 alla 7, sono di competenza del CTP. La 8, che riguarda le attività di tipo strategico, è riferita ed imputata direttamente in capo alla responsabilità del Consiglio federale, perché riguarda sostanzialmente quelle attività di tipo strategico riferibili e riferite a settori che secondo noi rientrano direttamente nella competenza e nella responsabilità dei direttori generali, cioè la comunicazione, la sicurezza, la qualità, la formazione. L'abbiamo messo così en passant, ma insomma sarebbe centrale se riuscissimo a definire i LEPTA dopo tanti anni, i livelli essenziali di prestazioni per la tutela ambientale, le risorse documentali, la gestione della parte tecnologica e informatica, il CUG, si tratta quindi di altre che sono direttamente aree riferibili alla, ripeto, alla responsabilità della Direzione Generale. Le altre invece rientrano nella responsabilità tecnica del CTP. Come sulla base di indicazioni che sono poi sono state in qualche modo indicate, di indicazioni che sono state date alla Direzione Generale della Presidenza, sono stati in qualche modo riorganizzati i CTP, come vi dicevo, è prevista la presenza di un riferimento ISPRA con un alter che è il collega che, per quanto riguarda le aree secondo le tematiche che vi ho descritto, vengono indicate dalla nostra struttura, e poi da un riferimento, da un referente per quanto riguarda le agenzie regionali. In tutti i casi è così, tranne che nell'area 7, dove il riferimento, diciamo, del sistema inteso come riferimenti delle agenzie regionali e per la protezione e per provinciali per la protezione ambientale, viene sostituito da un cosiddetto GIPM, che è un gruppo istruttore di pianificazione e monitoraggio delle attività, che oltre ad ISPRA prevede la partecipazione di direttori tecnico-scientifici, quindi direttamente dei direttori di alcune ARPA, segnatamente l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, l'Umbria e la Sicilia. Come vi dicevo, il coordinamento di queste aree tematiche, fatta eccezione per l'area 8, che è riferita direttamente al Consiglio federale e quindi ai direttori generali, è assegnato ad un coordinatore e a un esponente tematico, il cosiddetto alter, espressi da ISPRA, in linea con un cambio di strategia di governance deciso dalla Presidenza, e ad un coordinatore individuato dal CTP nell'ambito delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale. Abbiamo previsto in questo triennio la costituzione di circa 80 tra gruppi di lavoro e reti referenti, sempre con quelle caratteristiche che vi dicevo prima, cioè un oggetto, un tecnico-scientifico definito e anche un tempo di attività stimato ed atteso per produrre il documento. Una cinquantina di questi 80 gruppi di lavoro e reti referenti sono ritenuti prioritari e quindi sono stati già attivati in questa prima fase. Gli altri saranno attivati successivamente nel corso del triennio. Evidentemente anche qui sono indicazioni, è un work in progress, sono indicazioni che hanno una logica che ho tentato di spiegarvi. Era necessario in qualche modo individuarle e definire anche per poter programmare l'attività, ma non sono Vangelo, nel senso che potranno essere,
mi auguro non tutti 80 ovviamente, ma insomma sulla base dei contributi, dell'esperienza, dei suggerimenti, delle vostre anche indicazioni potranno essere in qualche modo modificati o meglio calibrati rispetto sia all'oggetto, sia al prodotto, sia alla tempistica. Questa nuova strategia di governance che è stata decisa dal Presidente, poi la illustro io, ma illustrava lui che era anche diciamo, più sentita. Comunque, il Presidente ha voluto rivedere la modalità di partecipazione dell'Istituto alle attività del sistema attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico rappresentato dalle competenze e dalle esperienze dell'Istituto nelle materie oggetto del programma di attività, che esprime, come vi ho detto già, i coordinatori e gli esponenti tematici, chiamati alter secondo una terminologia comunitaria, direi internazionale, per il coordinamento delle attività delle sette aree afferenti al CTP prevista nel piano triennale 14-16. Il Presidente si avvale, questo farà parte anche della nuova organizzazione, di uno staff dedicato e di un portavoce unico con il Servizio Nazionale per la Protezione Ambientale. Quando parliamo di portavoce non parliamo evidentemente di una figura relativa alla comunicazione, ma di una figura di carattere tecnico. Veniamo anche all'istituzione dei tavoli ISPRA, che insomma che hanno generato anche qualche dibattito interno, qualche discussione, anche qualche sofferenza. Ma intanto abbiamo cercato di innestare in maniera profonda il programma tecnico del triennio 14-16 nelle attività dell'ISPRA oltre che del sistema. Io sono convinto che la logica di sistema sia una logica assolutamente valida, efficace e vincente, ma non dimentico e non voglio dimenticare che i coordinatori nazionali siamo noi. Non è un ruolo, come dire, non è una rivendicazione di ruolo gerarchico nei confronti delle agenzie regionali, ma è semplicemente la consapevolezza della necessità di un hub centrale di riferimento che deve svolgere il suo ruolo di coordinamento tecnico-scientifico in una chiave ovviamente paritaria con le agenzie regionali e provinciali. Ma io credo che qui dentro sia e debba rimanere il ruolo di coordinamento nazionale. Lo dico non perché ci siano dubbi, ma perché si può immaginare in un rapporto paritario che ogni tanto qualcuno, anche per ragioni molto, molto nobili, possa, diciamo, avocare, proveniendo da un'esperienza territoriale, un ruolo di coordinamento centrale. Questo di fatto non è possibile perché renderebbe, proprio per la provenienza, monco, secondo me, quel principio di coordinamento tra ente nazionale ed enti e articolazioni territoriali. Nell'esperienza passata, per alcune specifiche attività di sistema, è stata sperimentata l'efficacia dei tavoli ISPRA, che hanno un po' il compito di fungere da cinghia di trasmissione all'interno dell'istituto e tra l'istituto e il sistema, favorendo l'integrazione e valorizzando le sinergie. I risultati conseguiti per noi sono incoraggianti, però anche qui, diciamo, si tratta di un work in progress rispetto al quale evidentemente ogni critica e ogni osservazione, purché costruttiva e non distruttiva, evidentemente sono ben accette. L'idea quindi è quella un po' di estendere e perfezionare il modello anche alla luce della ampia e devo dire sincera e costruttiva, e di questo vi ringrazio, disponibilità manifestata dagli esperti e dai nostri colleghi a partecipare alle attività di sistema. Ed è questo credo anche lo scopo della giornata. Adesso poi sentirete il collega Cirillo e avrete tempo e modo anche di discutere. Anch'io vi lascerò anche per consentirvi di sfogarvi rispetto alla direzione generale senza che io sia presente, ma vi guardo, no, perché siete di Castellucci, siamo in streaming, Attilio, sì? No, scherzo. Quindi, insomma, è una proposta rispetto alla quale evidentemente c'è stata una riflessione articolata da parte mia, da parte della Presidenza di questi anni di attività, crediamo possa servire, ripeto, a migliorare e a rendere più efficace ed efficiente il sistema. Ovviamente si può in qualche modo si può rivedere anche implementare e migliorare. Vi ringrazio per l'attenzione, sono stato nei tempi, addirittura anticipato di qualche minuto, quindi cedo la parola al collega Cirillo per la sua presentazione. Grazie.